Passiamo all'oggetto numero 3. Invito la collega Simona Meloni a posizionarsi. Richiesta di aggiornamento circa il prezzo del latte e le misure di sostegno agli allevatori umbri. Risponde l'assessore Morroni. Prego, collega Meloni. Grazie Presidente. Torno su questo tema dopo circa un anno. È un tema che tanto l'assessore ovviamente conosce più e meglio di me. C'è stata un'interrogazione il 17 settembre a mia firma 2021 in cui avevo presentato questo documento che aveva oggetto proprio il prezzo del latte e le misure di sostegno agli allevatori. Questa mozione era stata messa poi all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2021 e poi era stato deciso di rinviare il documento in commissione. In primo dicembre del 2021, quindi un anno fa, c'è stata un'audizione in seconda commissione presieduta dal Presidente Mancini, in cui hanno preso parte non solo dirigenti e tecnici regionali, ma anche rappresentanti delle associazioni più importanti del settore, Coldiretti, CIA e Confagricoltura. E in questa, durante questa audizione era emersa la proposta di formare un tavolo tecnico che è stato convocato per la prima volta il 7 dicembre 2021. Ora è inutile tornare a discutere e a parlare di quelli che sono i problemi e le criticità legate al settore agro-zootecnico non solo nella nostra regione ma ovunque. La filiera purtroppo lattocasearia, a seguito anche dell'emergenza del Covid, ha subito numerosi problemi legati alla tenuta di molte piccole aziende, non solo umbre ma proprio anche italiane, del comparto, alla distribuzione, alla difficoltà proprio nel rimanere in piedi. C'è stato poi un problema successivo a quello della pandemia che è legato al rincaro dei prezzi del gas e quindi anche delle materie prime che hanno colpito fortemente questo settore. Gli incrementi maggiori riguardano anche i prezzi della soia, del mais, del girasole, della paglia e tutto questo ovviamente ha messo in seria difficoltà non soltanto il settore agricolo ma molto di quello della zootecnia e dell'allevamento, che tra l'altro in Umbria è un settore molto importante che ha saputo mantenere vivi anche quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, anche le eccellenze, e conosciamo bene la qualità dei nostri prodotti e delle nostre aziende piccole anche in Umbria. Da troppo tempo però il settore della produzione del latte si trova in forte difficoltà, viene richiesto a gran voce da quel comparto e vogliamo che anche il latte umbro, oltre al latte italiano, che è un tema tra l'altro trasversale a tutte le forze politiche, torni ad essere competitivo, senza però mettere a rischio né la qualità e né la specificità. Occorre quindi creare anche le condizioni economiche affinché venga riconosciuto ai pastori che fanno anche un lavoro o una vita molto di sacrificio e che però poi impatta positivamente anche nella qualità dei prodotti che noi prendiamo. Il comparto dell'agricoltura in Umbria è circa il 2% della nostra regione e il patrimonio ovino e caprino ammonta a circa 108.000 capi e gli allevamenti a 3.400 con 2.100 aziende. Quindi la nostra regione, ci tengo sempre a ribadire, che rappresenta nel panorama nazionale e internazionale un'eccellenza per la qualità dell'ambiente e questo è un valore aggiunto da non disperdere, che tra l'altro ha anche consentito di accedere in maniera più agevole anche a marchi DOP. Quindi è estremamente importante intervenire subito con un piano anche di investimento traducibile in maniera rapida in interventi a sostegno degli allevatori. Ora in Lombardia è stato siglato da poco un accordo che prevede che venga riconosciuto alle stalle un prezzo di 0,57 centesimi euro per i trascorsi mesi di settembre-ottobre, 0,58 euro per novembre, 0,60 per dicembre. Ovviamente quello che anche mi preme sottolineare è che il divario tra il prezzo riconosciuto all'allevatore e quello richiesto al consumatore è sempre stato considerevole, anche in virtù veramente del tipo di attività e di lavoro, di sforzi e di sacrifici che vengono richiesti ai piccoli imprenditori di questo comparto.
Quindi quello che chiediamo oggi è sapere se è stato istituito questo tavolo regionale, se dopo il 7 dicembre 2021 ci sono stati altri appuntamenti e se hanno partecipato e invitate le associazioni di categoria della distribuzione, della commercializzazione e della trasformazione e se ci sono stati qualche risultati proposti fatti in quelle sedi. E poi per conoscere se la Giunta regionale consigliere ha sforato tantissimo agli accordi siglati in altre regioni e se, dove è stato riconosciuto alle stalle un prezzo al litro che aumenta di mese in mese, che eviterebbe anche la chiusura di molti allevamenti. Grazie Presidente. Prego Assessore Moroni. Sì, grazie Presidente. Consigliera Meloni, mi permetterà di ricostruire un po' le tappe salienti di questa vicenda, soltanto ai fini naturalmente di una completa informazione. A novembre del 2021, in seguito al rilevante aumento dei costi di produzione sostenuti dagli allevamenti e al fine di valorizzare la filiera lattiero-casearia, è stato promosso e sottoscritto in ambito nazionale il protocollo d'intesa tra le organizzazioni agricole, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, il settore agroalimentare, Assolatte e la grande distribuzione organizzata, volta a garantire un prezzo minimo per il latte alla stalla pari a 41 centesimi al litro. A dicembre, come ricordava lei stessa, il 7 dicembre per l'esattezza di quell'anno, ho convocato le parti interessate al fine di favorire anche in Umbria una rapida attuazione del protocollo. Nel corso dell'incontro emerse che il prezzo del latte conferito dai produttori umbri alla trasformazione non si discostava dai 41 centesimi previsti dal protocollo siglato a livello nazionale. Sul protocollo sottoscritto a livello nazionale e in seguito ad una specifica richiesta di parere formulata dal Ministero, si era espressa anche, come ricorderà, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che pur ricordando il suo consolidato orientamento contrario alla definizione di accordi interprofessionali che fissano il prezzo di vendita, non si esprimeva nella fattispecie in modo sfavorevole alla luce di alcune considerazioni. In primo luogo la contingenza, la specifica contingenza del momento e soprattutto alla luce della temporaneità che quell'accordo prevedeva, tant'è che era proposto fino al marzo del 2022, fino al 31 marzo del 2022. Però nello stesso momento auspicava, al termine della durata dell'accordo, quindi dopo il 31 di marzo del 2022, il ripristino delle ordinarie modalità di contrattazione dei prezzi del latte, in modo da garantire, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare un reddito adeguato per gli allevatori conferenti, un corretto confronto concorrenziale sia tra gli stessi allevatori che tra le imprese che trasformano il latte. Nel mese di dicembre 2022 il prezzo del latte bovino alla stalla in Umbria era di 58 centesimi al litro oltre IVA e fonti non ufficiali riferiscono che per il 2023 non sono previste variazioni al ribasso del prezzo riconosciuto ai produttori della nostra regione. Come lei stessa sottolineava, nel corso del passato anno, nel 2022, in Lombardia, regione dove la produzione di latte rappresenta circa il 45% della produzione italiana, è stato sottoscritto un accordo che prevedeva un prezzo di 57 centesimi al litro per i mesi di settembre e ottobre, 58 in quello di novembre e 60 a dicembre del 2022. Tale accordo è stato rinnovato fino al 31 gennaio del 2020, è stato rinnovato il 31 gennaio del 2023 e ha ridefinito a 57,5 centesimi al litro il prezzo per il periodo febbraio-giugno, quindi diciamo così fino al primo semestre di quest'anno, con l'impegno di convocare nuovamente le parti ad aprile per valutare la situazione del mercato. Il prezzo del latte segue ovviamente le leggi del mercato e risente dei costi di produzione. È innegabile che nel corso del 2021 e del 2022 i costi di produzione hanno subito incrementi importanti legati sia all'aumento del costo delle materie prime che dei prodotti energetici. Tuttavia, attualmente si assiste ad una timida
ma incoraggianti inversioni di tendenza che, qualora il prezzo del latte non subisse flessioni, consentirà ai produttori di recuperare margini importanti e significativi. Inoltre, si ricorda che in Umbria la quasi totalità dei produttori è socio conferitore di una cooperativa. Infine, si fa presente che la Regione Umbria, attraverso l'assessorato, ha, credo, dimostrato costantemente una forte attenzione al settore, nella consapevolezza del ruolo economico che esso riveste, dell'importanza che presenta all'interno del contesto regionale. Quindi non escludiamo per il futuro, qualora le condizioni dovessero di nuovo determinare scenari simili a quelli che abbiamo vissuto nel momento che è stato richiamato in precedenza, di poter di nuovo svolgere una funzione che è una funzione di moral suasion e di coordinamento, perché non si può andare oltre a questa dimensione. Ci tengo però a sottolineare in questa occasione che le politiche che abbiamo messo in campo, anche attraverso l'ausilio di strumenti come il vecchio PSR, ora il CSR, vedono l'Umbria tra le regioni più impegnate sul fronte del benessere animale, che, come lei ben sa, è una misura di forte sostegno al settore zootecnico, e su questa strada, come dire, la linea di condotta che abbiamo imboccato la stiamo continuando con grande determinazione, con grande convinzione, alla luce proprio dell'importanza che questo settore riveste. Grazie, Assessore Morroni. Stavo per dire Vicepresidente. Lapsus. Prego, Consigliera Meloni, per la Presidente. Grazie Presidente, ma parto dalla sua ultima affermazione, quella che appunto l'Umbria ha una lunga tradizione anche proprio da parte dell'assessorato che le rappresenta, aver incrementato negli anni le risorse e l'attenzione proprio per il benessere animale, quindi bene che si continui in questa direzione. Chiedo ovviamente questa attività di moral suasion, come lei appunto ha chiamato, anche nei confronti di chi, di quelle cooperative sicuramente più grandi, dove afferisce la maggior parte del latte dei piccoli e medi, più che altro piccoli allevatori umbri, perché è onestamente molto e sinceramente molto importante che ci sia una certa reciprocità tra chi produce e sta con fatica sul territorio e lavora proprio per anche far crescere la nostra regione, e chi poi commercializza, diciamo che rilavora e commercializza quel latte. Quindi questo è quello che oggi io mi sento di richiedere, oltre a questa, diciamo, stare nel panorama nazionale e vedere anche come si muovono le altre regioni, come si muove l'oscillazione del prezzo del latte, per poter eventualmente anche come Regione Umbria intervenire e eventualmente avallare anche dei protocolli come hanno fatto altre regioni. Al momento mi sembra che siamo, diciamo, allineati con quello che sono anche le regioni che oggettivamente hanno la percentuale più alta di produzione in Italia, però è un settore che noi dobbiamo, diciamo, curare insieme, perché temo che si stia un po', e non solo in Umbria chiaramente, sfilacciando a causa purtroppo dei pochi introiti e della grande fatica e del grande sacrificio che poi queste persone continuano a fare per, diciamo, mettere a disposizione anche la qualità degli alimenti e la qualità dei prodotti, che poi diventano spesso anche eccellenze regionali. Grazie. Oggetto numero 4, rafforzamento delle misure attualmente in vigore per il contrasto alla proliferazione eccessiva del colombo di città nei borghi e nelle campagne dell'Umbria. Interroga la consigliera Puletti, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Puletti. Grazie Vicepresidente. Io torno a parlare come feci quasi un anno e mezzo fa insieme al collega Mancini, purtroppo senza ottenere rassicurazioni, dell'eccessiva proliferazione del colombo di città nei borghi nelle campagne dell'Umbria. E torno quindi a chiedere attraverso questa interrogazione all'assessore se e come intende rafforzare le misure attualmente in vigore. Sono sicuramente consapevole che esistono tanti altri problemi, sicuramente principali, che hanno più impatto, che hanno bisogno di una soluzione imminente, però è altrettanto vero che non possiamo nasconderci, non possiamo comunque anche trattare quei temi che possono essere così
meno social, ma che comunque sia rappresentano una vera e propria emergenza per quanto riguarda la comunità umbra. Io ricordo che l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge 157 del 92 e che gli articoli 19 e 19 bis della presente legge normano rispettivamente il controllo della fauna selvatica e l'esercizio delle deroghe previste. In Umbria tale legge è regolata, tale attività scusi, è regolata dalla legge regionale del maggio 1994. Ricordo anche che con la determina dirigenziale 105 del 2017 la Regione Umbria ha approvato il piano quinquennale di controllo del colombo di città. Tale specie è considerata dalla Corte di Cassazione, con una sentenza del 29 gennaio 2004, un animale selvatico vivente in stato di naturale libertà, permettendo quindi l'assoggettamento alla normativa venatoria nazionale attualmente vigente. Il piano quinquennale di controllo del colombo di città si è reso necessario dopo una serie di pronunciamenti della giustizia amministrativa, che ha dichiarato parzialmente legittime le ordinanze sindacali di abbattimento dei volatili nei centri abitati. Tali provvedimenti da parte dei primi cittadini si erano resi necessari per chiaramente fronteggiare possibili problemi di natura igienico-sanitaria derivanti dall'eccessiva presenza di colombi, ritenuti portatori di germi patogeni in grado di recare danno alla popolazione umana, veicolando direttamente e indirettamente anche delle infezioni batteriche. Questo atto di natura programmatica, contenente una serie di azioni e pratiche volte a limitare la crescita incontrollata della popolazione dei colombi negli agglomerati urbani, sembrerebbe però non essere sufficiente a diminuire quelli che sono i danni provocati dai volatili, sia per quanto riguarda l'igiene, sia per quanto riguarda il patrimonio artistico e storico nelle città e nei borghi presenti nel territorio regionale. A questo si è chiaramente arrecato il problema dei danni alle coltivazioni agricole, così come è stato sollecitato anche recentemente da alcune associazioni di categoria, come ad esempio la Coldiretti. Ringraziando dunque la sezione di De Ruta e i suoi militanti per la segnalazione e la documentazione, intendo interrogare la Giunta regionale per sapere se abbia intenzione di prendere in considerazione misure di contenimento più efficaci ed immediate rispetto a quelle attualmente in vigore. Grazie. Grazie consigliere. La parola per la risposta all'assessore Morroni. Grazie vicepresidente. Consigliera Puletti, pur comprendendo tali criticità, si ritiene opportuno inquadrare il contesto sulla base dei dati disponibili. In ambito agricolo, in media, a fronte di circa 85 segnalazioni di danni causati dal colombo di città, che ogni anno sono pervenute alla Regione Umbria, in un arco di tempo che va dal 2017 al 2022, solo circa 10 di esse, sempre su base annuale, si sono tradotte in danni al patrimonio agricolo effettivamente accertati per un importo medio anno di poco superiore ai 3.000 euro. Meno dello 0,4% del danno medio anno all'agricoltura riferito al periodo 2017-2021, tanto per avere un termine di comparazione. Per quanto riguarda le problematiche in ambiente urbano, dal 2017 al 2022 12 comuni umbri si sono rivolti alla Regione lamentando criticità di carattere igienico-sanitario per l'eccessiva presenza dei piccioni di città. In un solo caso, come estrema ratio, è stato necessario ricorrere ad un intervento di contenimento della popolazione dei colombi urbani. Nei luoghi di lavoro, in un solo caso in tutto il territorio regionale, è stato necessario autorizzare interventi di contenimento della popolazione di colombi, in ragione di evidenti criticità di carattere igienico-sanitario, tanto per essere puntuali, presidio ospedaliero di Santa Maria della Misericordia. Da questo si evince che le misure di prevenzione e gli interventi di contenimento attuati principalmente in ambito agricolo, sulla base di quanto previsto dal piano di controllo, sono risultati, facendo riferimento ai dati disponibili, ragionevolmente adeguati ed efficaci. In questi giorni, proprio a dimostrazione che c'è comunque attenzione da parte della Regione su questo tema,
verrà sottoposto all'ISPRA il nuovo piano regionale per il controllo del colombo di città per il periodo 23-27. Con l'attuazione del nuovo piano, seppur impostato sul solco tracciato dal precedente strumento di gestione, si cercherà comunque di rafforzare le azioni di contenimento. Grazie. La replica della consigliera Puletti, prego, è l'ultima question time, invito i consiglieri a tornare in aula. Allora, grazie Assessore. Io quindi, da quanto ho capito, si ritiene soddisfatto delle misure messe in campo fino ad oggi e quindi non intende provvedere. Io i numeri va bene, come sempre ci basiamo sui numeri, poi dopo arrivano determinate fotografie, questo è con l'Umberto Mantignana, oppure per esempio ci affidiamo alle ordinanze dei sindaci, lo stesso sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, dopo aver deliberato un'ordinanza sulla cattura e l'abbattimento del cinghiale, come più di una volta la Lega aveva sostenuto anche in quest'aula, ha dovuto ricorrere ai ripari, chiaramente per gli strumenti chiaramente che gli competono come comune, anche in questo caso per abbattere il piccione. Lo stesso sindaco di Deruta più di una volta ha manifestato le problematiche, tant'è che mi dice lo stesso sindaco che è in trattativa con la sovrintendenza per poter correre a ripari, visto che comunque non ci sono risposte. La stessa cosa quanto riguarda il sindaco Mele, presidente del CAL. La stessa situazione arriva anche da Città di Castello, che sicuramente non è un comune a noi politicamente vicino, ma dove si segnalano chiaramente delle problematiche. Ora lei mi dice i dati dicono altro, io le rispondo i sindaci dicono altro. Non solo i sindaci in realtà, anche delle associazioni di notevole portata, come appunto la Coldiretti, la quale recentemente ha, attraverso un comunicato, piccioni di città flagello per le semine. Tante le segnalazioni provenienti dai territori regionali, tante le segnalazioni. Ora io non so quali numeri lei abbia, ma mi risulta che insomma tra i sindaci, tra le associazioni, un problema esiste. Le prendo anche ad esempio la Regione Toscana che ha deliberato, la Regione Marche che hanno deliberato, quindi volendo le normative lo possono prevedere. E chiudo con una citazione dell'articolo della Coldiretti che, ripeto, sicuramente non stiamo parlando né di Lega né di nessun altro partito, stiamo parlando di Coldiretti, che nel comunicato dice: come se non bastassero le devastazioni dei cinghiali che non conoscono soste, altra emergenza per gli agricoltori è quella rappresentata da piccioni di città. Mi dica lei, Assessore, se non è il caso magari di inasprire quelle misure, chiaramente con le competenze che ci competono alla Regione, e cercare di risolvere un problema venendo incontro a quelle che sono le esigenze dei sindaci e a quelle che sono le esigenze di associazioni di categoria di notevole importanza come la Coldiretti. Grazie.